Salve a tutti e benvenuti, sono LeFerri ed oggi scopriamo White Shadows, ovvero un nuovo rompicapo avventure in due dimensioni a scorrimento laterale sulla falsa riga di L'Inside e Limbo, giochi ben più famosi che hanno ovviamente fatto la storia di quel genere. È l'opera prima dello studio Monokill e sono molto molto curioso di provarlo. Questo gioco contiene raffigurazioni di razzismo, suicidio e violenza contro gli animali e molto molto altro che alcune persone possono considerare molto offensivo e sensibile. Benissimo, un'ottima premessa per un gioco che è stato recensito molto positivamente dagli utenti e anche piuttosto bene dalla critica. Purtroppo non c'è un menu principale, per cui ho dovuto farvi appunto questa presentazione lanciata. Il fondatore dice: tutti gli animali sono uguali. Ovviamente questa qui è una raffigurazione della società moderna, dove gli animali però sono persone, ecco. Sono molto molto curioso veramente, vediamo un po'. Lo stiamo giocando ovviamente su computer, dato che io mi trovo molto meglio qua. È un gioco uscito da qualche giorno, per cui sono veramente curioso di vedere un po' com'è. Prima però vi invito ovviamente a lasciare un like nel caso vi piaccia il video, lasciare un commento per farmi sapere cosa ne pensate, e se ancora non l'avete fatto iscrivetevi al canale YouTube e al canale Twitch, che si chiama sempre LeFerri, per scoprire chicche come queste, recensioni, approfondimenti, serie e molto altro che magari altri canali o altre testate non vi mostrano, non ve ne parlano. Bene, catapultiamoci nel mondo di White Shadows. E potrebbe anche essere che ci scappa la serie, sapete? Vediamo un attimo. Noi siamo un piccolo corvo, mi verrebbe da dire. Bruttarello, spelacchiato, eh. Che poi in realtà, ragazzi, ha la testa da corvo, ma ha le gambe da Six, tipo. The Little Nightmares. Ok. E fin qua tutto a posto. Ok. Tra l'altro, un altro gioco che vi consiglio del genere. Saltiamo? No, dai, non c'è bisogno. Bene. Non mi ricordo più come si chiama. È quello della marionetta che ho portato nel canale qualche mese fa. Bellissimo. Vi lascerò comunque il link qua sopra in alto a destra. Nel caso non lo conosciate, fidatevi che merita. Io proverei a fare un saltone così, ok? E dopo... così. Light. Luce. Life. Vita. Ci buttiamo di sotto e... un po' alla volta direi che si va avanti, giusto? Ah, ok, con X si spinge. Sapete com'è? Il tutorial non c'è stato. Va bene. Con X o quadrato, secondo dei punti di vista, insomma, eh. Ecco, il fatto che sia in bianco e nero è molto suggestivo. È giusto? Sì, direi di sì. Su. Ok. Perfetto, sbagliato. Dovevo saltare lì sopra, già. L'ho appena visto. Mi aveva ingannato l'ombra. Per l'appunto. Niente problema. Così. È piuttosto di precisione rispetto ad altri giochi simili, eh? Tipo ad esempio il fatto di dover saltare su quel tubo, eh? Ok. Chissà come sarà la narrazione. Questa cosa sì che mi incuriosisce. Vedete, anche qua, in Limbo, non me le ricordo queste cose, onestamente. E neanche in Little Nightmares, onestamente. Ok. Fermi tutti. Se faccio così, tipo... no. Io mi chiedo che cosa c'è lì sopra.
Forse non ora. E vi ricordo che qui sotto, ragazzi, ci sono tutti i social possibili immaginabili. Ah, ho capito, ho capito, ho capito adesso. Giù. E dopo ci arrampichiamo. Giustamente. Ok. La devo spingere giù? Proviamo, non so. Non lo so, onestamente. Mi sa di sì. Mi sa di sì, dobbiamo fare così, ecco. ho capito, bisogna fare una via di mezzo, così allora, vero? No, non è vero. Mi sbagliavo. No, no, no. Fermi tutti. Forse ho capito, dai. Forse facendo così ci arrivo lì sopra, giusto? Sì, dai. Ok. Mi ero perso in un bicchiere d'acqua. Portate pazienza, ma la mia mente non è più quella di un giovane ventenne. E sono pure influenzato, per cui vedete un po' voi. Allora. Non so se dovesse andare così. Sì, dai. Pensavo fosse una morte accidentale, insomma. Invece per il momento non è stato molto punitivo. Per fortuna. O purtroppo, dipende dai punti di vista, insomma. E mi sa che ci hanno ingabbiato, però. Il gioco mi è venuto in mente, si chiamava A Juggler's Tale. Plaguebird. L'uccello della piaga. Plaga. Qua mi viene in mente inevitabilmente Resident Evil 4. Porcaccia zozza, mi ha fatto lo scalpo quasi. Chissà se ci sono anche dei nemici, eh? Credo sia abbastanza inevitabile come cosa. Ok, cento per cento organico. Yuglow Power Drink. Buono, eh. Drink energetico Yuglow. Tu brilli. Thumbs up for light. Pollice in alto per la luce. Bright glow batteries. Eh sì. Pigiamo il pulsantino, giusto? Ok. No, poverino. Il porco è uno schiavo. Ma che tristezza. A parte il fatto che anche nella società attuale, moderna, siamo comunque tutti schiavi, eh. Dopo c'è lo schiavo pagato meglio e lo schiavo pagato peggio. Ma siamo tutti schiavi, purtroppo. Schiavi di un imprenditore. Schiavi del capitalismo. Schiavi del consumismo. Insomma, dipende da tante cose, ecco. Anche se ipoteticamente siete in proprio, siete comunque schiavi dalla volontà degli altri, ecco. Per cui va bene. Fine della critica, dai. L'ambientazione comunque. Molto bella. Se lo meritano, they deserve it. È un annuncio? Stanotte? Nel mondo divertente? Boh. Cosa voleva dire secondo voi?
The Plagbird, giusto? No? Tonight in Fanward. Ok, ok. Ho capito, va bene. Proseguiamo, va. Adesso per qualche motivo corre molto più velocemente di prima, mi pare. Una barretta di luce per giorno. Keeps the barcodes. No. Keeps the darkness. What the fuck? Che fine ha fatto quel maiale? Keep the darkness e dopo non si vede. Proprio boh. Non saprei. Qua vibra tutto, ci deve essere un perché, credo. Un idrovolante. Però. Chi sei tu? Che cosa vuoi da me? Molto sospetta. Allora, devo dire che per il momento, da un certo punto di vista, è molto suggestivo. Dall'altra parte, mi verrebbe da dire anonimo, ma in realtà non è il termine giusto. È solo che per il momento è privo di mordente, diciamo. 12 minuti di gioco e si va a destra, si va a sinistra. Qualche puzzle semplice, qualche cartello enigmatico. Boh, ma sicuramente se ne parlano bene un motivo ci deve essere. Spesso e volentieri, vi dico per esperienza, questi giochi rendono sulla lunga distanza. Nel senso che i primi minuti magari partono un po' così cos'ha e dopo ingranano la marcia e vi fanno dire no, no, ma va? Ma stai scherzando? No, non ci credo. È così, è così. Qua probabilmente è proprio così. Proviamo a liberarli. Ok. E non mi faranno mica del male, vero? No. Questo sì, mi ha fatto male. Già. Vediamo. Sono curioso di vedere se mi vogliono uccidere. Vediamo. No, no, no. No, hanno paura di me. Non vogliono farmi nulla, va bene così. Però per un qualche motivo mi corrono dietro. Boh. Guardate. Va bene, a posto. Così. Così. Forse devo liberarli. Come tipo gli gnomi. In Little Nightmares. La luce è vita. Buttati che è morbido. Ok. La luce è tutto. Light is everything. Ah, colpo di scena. Hai paura del buio? Ah, una luce al giorno tiene l'oscurità via. In pratica è come il detto della mela, no? Una mela al giorno tiene il medico... Vabbè, cos'è che era? Vabbè. La luce è vita. Mi sono un attimo bloccato, vabbè, ero un attimo preso dal... da questo slogan particolare, molto molto simpatico però, sicuramente. Powered by... alimentato dal ministro. Cosa devo fare qua? Vediamo. Ah, ok.
Ah, devo accenderlo tutto? Porca Eva. Ecco qua adesso comincio a pagare. Vediamo un attimo. Merda. Ok, ho capito. In teoria, se io adesso faccio così, ragazzi, mi dovrebbe illuminare proprio tutte le parti sotto. E vai. Carino, carino. Carino, devo dire. Molto carino. Alimentato dal ministro e dopo, boh, non si capisce. Vabbè, qua che fantasia, mamma mia. Che meccanismo complesso è, ragazzi. E poi la persona che è appoggiata sopra cosa fa? Dov'è che si attacca? Va a finire sulla punta così altrimenti. Con la forza di gravità, no? Boh, va bene, dai. Bellissimo da vedere. Sensato, ma. Drink you glow. Ok, qua ci sono porci ovunque comunque, eh. Ma sbaglio, c'è la webcam che fa dei versi strani ogni tanto. Che culo. Il fondatore dice grazie per il vostro servizio. Non si può andare di qua però, sapete? Mi sono perso qualcosa? Evidentemente sì. C'è qualche leva da attivare? Non mi sembrava. C'è una porta qua da aprire forse? No. No, direi di no, sapete? Dove devo andare? Strano. Mi butto di sotto? Ah sì. Evidentemente sì, ok. Un super salto. Mamma mia. Che rumore di maiali squartati. Che brutta cosa. Ok, orribile. Quindi con i maiali fanno le batterie. Particolare, particolare. Qui, al contrario di Limbo Inside Little Nightmares, mi sa che c'è molto più narrazione subliminale, diciamo, in un certo senso, no? C'è veramente critiche molto molto fini, insomma. Non è per tutti, mi sa. Deve essere sicuramente interessante questo da giocare. E beh. Ah, porcaccia la miseria, dovevo buttarmi nella batteria di sotto. Vabbè.
Vediamo se ne arriva un'altra, speriamo di sì, eh. Io pensavo di dovermi abbassare per superare quell'ostacolo lì, e invece no. Bisognava prendere la batteria sotto, niente di più, niente di meno, tiè. Perfetto. Ok, fin qua tutto a posto, direi. Qui andiamo lì sopra. Per poi riprenderla nuovamente dopo. Perfetto, molto carina questa parte. E quel riccio lì dietro che viene schiacciato. Sembrerebbe una scaletta questo, ma evidentemente una scaletta non è. Porca vacca pupazza. L'ho malapena toccato. Vabbè, ho capito che dobbiamo scendere qua, giusto? Vai. Ok. Bella sta parte. Originale, eh? Originale, originale. Perché rischiare quando possiamo fare così? E qua. Aspettiamo un'ultima volta e dopodiché ci buttiamo. Mamma mia, mamma mia, che paura. Speravo di poter fare qualche metro in più, in realtà no, non ce l'ho fatta. No, mi sa che è troppo pesante, sapete, non... Non ce la fa da sola, non ce la fa da sola, ok. Ci serve qualche aiuto, credo. Vediamo. Così non succede nulla. Così non succede nulla. No, chiaramente qua... Allora, è sicuramente l'indovinello, fin qua non ci piove, ok. Però saltare non posso, interagire qua non posso. Questo qua al momento non serve a nulla, questo non serve a nulla. Ah! Cosa ce ne facciamo di questo? Punto di domanda. Raccogli o fai finta? Ah, però una volta che premo X, cioè che rilascio X, non so, lo devo mettere qua sopra, non credo. Qua niente. Sì, c'è la webcam che fa diversi strani. Ottimo, dai. Mamma mia. Non capisco, sapete? Non capisco, anche perché non è chiaro che forma abbia quella roba lì, onestamente. Cosa dovrebbero fare queste cose qua? Qua non ci salta.
Qua non interagisce in nessun modo. Col crouch neanche. Sicuramente quel cosino lì piccolo fa parte dell'enigma, ma non lo comprendo. Posso saltare anche con le cose in mano? Che presumo abbia un senso, credo. A meno che... Cosa fai? Lo prendo qua, magari, boh. No. Lo metto qua? E poi? Che succede? Ok, no, ragazzi, buio assoluto qua, onestamente. Non ne ho idea. Veramente non ne ho idea. Per cui qua concludiamo la scoperta di White Shadows dicendo che effettivamente, come gioco ispirato a giochi più famosi come i titoli che vi ho citato all'inizio, è sicuramente molto molto valido, ecco, per cui sta a voi decidere se eventualmente comprarlo o meno. Fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti e, come al solito, i vari social qui sopra, ovvero Twitch, Telegram, Facebook e Instagram, è molto importante per me tutto. Vari video qua per ingannare l'attesa per il prossimo video e il canale Le Fa Replays, che è il canale dove verranno le serie principali più avanti. Grazie e alla prossima.